potuto vedere, oltre al fatto che la mia play si stava per spegnere, siamo qui in Belgio. Salutiamo i nostri amici tedeschi a questo punto, che sono qui per Gelsomino e Mario. Noi invece siamo in Belgio appunto per questa prima tappa di una nuova, diciamo, competizione nata grazie ai vari campionati che stiamo facendo. Approfittando delle tre categorie che abbiamo deciso di farle sfidare tra di loro, mettendole un po' più alla pari rispetto alle gare standard. Quindi, in base alla divisione di appartenenza, noi abbiamo tre divisioni: divisione 1, divisione 2. Dammi l'as per passare il tempo. No, 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 l'as no, l'as no. Non si può guidare un catorcio umano, non è possibile. Quindi abbiamo dato 6 macchine per ogni divisione, ovviamente le 6 più forti, quindi Red Bull, Ferrari e Mercedes per il gioco dall'ultimo aggiornamento. No, no, non si, no, perché dopo vai in mezzo alla pista e impedisci, dai fastidio. Abbiamo detto quindi Ferrari, Mercedes e Red Bull diciamo, ai 6 piloti della divisione 3. Quindi abbiamo Caravello in Mercedes con Colombo, in Ferrari Zanna e Krikala, mentre in Red Bull Matte Grifo e Tarta. Per la divisione 2 invece abbiamo le scuderie centrali, McLaren, Alpine e Alfa Tauri, perché l'Alpine nell'ultimo aggiornamento è finita ultima. Però no, c'è la Sasi che è divisione 2, quindi no. Mi sa che dopo lo invertite. Devo andare a ricontrollare. C'ho un dubbio un attimo tra divisione 1 e divisione 2. Invece Aston Martin. Ah no, vero, l'Aston Martin, la Williams e l'Alfa Tauri e l'Alfa Romeo sono le tre scuderie della divisione 1. Infatti abbiamo Mario e Diablo sull'Alfa Romeo. Sulla Williams abbiamo Gelsomino con i suoi tifosi. E credo che ci sia anche Ettore, esattamente, mentre in Aston Martin ci sono Andre e Dudigno. Questa sera, a differenza dei nostri format standard, diciamo, come non ci piace a noi fare sempre le cose uguali, questa sera qualifica completa. Cosa ci dà la qualifica completa? Dà dei punti, quindi già in questo Q1 chi passerà il turno avrà un punto in più, mentre i tre esclusi verranno esclusi, appunto, e non prenderanno oltretutto nessun punto. Quindi adesso vedremo, mentre mancano 14 minuti, il cielo è nuvoloso, la pista sembra leggermente umida. Infatti andiamo a controllare le gomme, ma abbiamo gomme intermedie, quindi per ora si rimane sul bagnato, quindi tanti piloti da andare a vedere. Ancora nessuno col tempo, ma noi siamo su Matte Grifo con la Red Bull. Deve dimostrare ovviamente con questa macchina di avere un buon passo, non può fallire, non possono fallire anzi i piloti di Divisione 3, mentre io ho dimenticato qualcosa perché non riesco a trovarlo, ma adesso troveremo il modo anche per questo. Con 2 secondi di attesa ci potremmo anche arrivare, basta trovarli, è complicato. Attenzione, abbiamo trovati, bastava alzarsi un attimo. Oliver Bierhoff, grande Oliver Bierhoff, attaccante. Intanto recita al primo giro 1.57.9, Oliver Bierhoff, grande attaccante che ha militato in Italia, Udinese e Milan, solo che sapeva giocare solo di testa, solo di testa. Infatti sì, c'era anche la battuta che lui tirava i calci di rigore, colpendo di testa, perché era un cecchino comunque di testa. Arriva Matte Grifo 1.56.065, ma tagliato, quindi tempo per ora da rifare. Che abbiamo? Andre è partito adesso. Gelsomino, seguiamolo allora. Gelsomino, proprio lui. Diciamo che tanto Sasi 1.56.899. Potete dirmi anche nomi di altri tedeschi, potete anche dirmi, non c'è problema. Intanto Gelsomino arriva adesso sul traguardo, ultimo settore per lui. State dicendo solo bei nomi, però purtroppo nella storia non ci sono stati solo quelli. Arriva Gelsomino, ultime 2 curve, basta stop per lui, modificata negli anni.
Arriva Gelsomino 58-255 terzo tempo per ora con la Williams, soffre terribilmente ovviamente, forse anche in queste condizioni di bagnato non lo aiutano, tanti piloti nel giro, andiamo a vedere anche grazie alla mappa, ci può aiutare, c'è Mister Colombo che si sta lanciando, quindi c'è Caravello che sta arrivando sul traguardo, ma il tempo forse sembra leggermente alto. Gelson Boom, Gerhard Berger, anche Gerhard Berger. Allora ancora non mi avete detto Frentzen. Allora, percorrere punto esclamativo Discord per entrare nella pagina, intanto recita il giro veloce 1:56:655. Punto esclamativo Discord per entrare nella chat della community dove tutte le gare vengono preparate e gestite dal di là, dalla quale ci si può anche iscrivere. Caravello stava arrivando sul traguardo ma aveva tagliato, quindi si è rilanciato. Mattegriffo ha ritagliato. Andiamo sul discreto, primo settore 32 e 7. Buon primo settore sul bagnato. Non ti preoccupare per l'italiano perché c'è gente che anche nata in Italia lo scrive peggio che Google Traduttore. Discreto, sbina leggermente, ma le condizioni per me potrebbero migliorare da qui alla fine, quindi occhio, anche se la pioggia cade leggera, rendendo la pista leggermente scivolosa. Tempi per ora che sono tutti abbastanza vicini, a parte quello di Cartuscia, 2 minuti 8, un giro problematico forse per il pilota Alfa Tauri. Divisione 2. Tanto Mario 1:56:549 mette davanti la sua Alfa. Grande prestazione del pilota, mentre la pista secondo me verso fine qualifica si potrebbe asciugare, intanto è fucsia il tempo di discreto, ma bisogna vedere se è un fucsia reale. Tanto te lo faccio io, punto esclamativo Discord per entrare, se funziona. A volte funziona, a volte no. Funziona, funziona. Arriva discreto sul traguardo. Buonasera, Aci. Tanto discreto 1:56:259, 295 si prende la pole provvisoria comunque di questa Q1. Mattegriffo ancora senza tempo, 24:0, è un grande tempo con questa Red Bull, anche se le condizioni secondo me stanno migliorando, quindi tempo pian piano potrebbero scendere, infatti anche Caravello scende 1:56:359, porta dove deve portare la sua Mercedes, cioè in Q2. Saranno tre piloti esclusi e vedremo chi saranno al termine di questa Q1. Buonasera Pironcino, pilota divisione 1 che oggi è a riposo, sarà magari un altro venerdì. Mentre arriva Mattegrifo sul traguardo e stampa 1:55:136, dando un secondo a tutti quanti, ma credo che le condizioni che ha trovato lui siano sicuramente migliori, più la macchina a sua disposizione hanno fatto il resto. Anche Caravello infatti sta migliorando i suoi intertempi, un decimo e mezzo sotto. Credo che bisogna rientrare i box per chi adesso è ancora in fase di recupero, per rientrare, montare anche non gomma nuova, perché con le intermedie non sempre la gomma nuova ti porta a un miglioramento di prestazioni, una gomma usurata si surriscalda prima e quindi ti dà subito prestazioni in queste condizioni dove è più importante trovare la confidenza con il tracciato che la vera e propria prestazione della gomma. Andrea intanto giro alto, Tarta sotto di 4 decimi al primo settore, per ora gli esclusi sono senza tempo e sono Mister Colombo, Flocchi e Diablo. Quindi seguiremo loro appena usciranno dai box, per ora è uscito soltanto Flocky. Recital ovviamente viene a fare il tifo per Sasi. No, Sasi che viene a fare il tifo, ma Sasi è settimo, vabbè, compagni di squadra giustamente. Ricordiamo che qui i punti vanno a tutta la divisione, quindi sei piloti. Tarta è un buon tempo, 5 decimi dal suo compagno di squadra Mattegrifo, potrebbe essere 1-2 Red Bull. E chissà se per la fine di questa qualifica potrebbe anche andare via quest'acqua e magari regalarci un Q3 sull'asciutto o anche già un Q2, perché la pista sembra che leggermente, piano piano, la pioggia è leggermente calata, anzi è quasi scomparsa del tutto. Arriva Tarta sul traguardo 1:55, no, 55-924, si prende la terza posizione, intanto è salito discreto in seconda. Diablo ancora in box, forse sta attendendo Q3 fino in fondo.
Flocchi si dovrà rilanciare, anche Mister Colombo in pista ancora senza tempo. Sono loro i piloti a rischio, allora adesso, quando la bandiera ci farà vedere a 6 minuti e 50 dalla fine, seguiamo il giro di Flocchi, dove deve portare la sua Alfa Tauri nelle prime 15. Il suo compagno per ora l'ha fatto, Kirtusche in dodicesimo. Da Luca, che sarai te, sarai. Immagino. Are you Jar De Luca? Intanto Flocchi, Le Rouge. Bene, arriva sul cammello dove non potrà aprire l'ala. Chissà veramente se tra poco arriverà il messaggio. From Russia. Ah, ok. 32-3, un ottimo primo settore quello di Flocchi, ma secondo me le condizioni in cui lui sta andando adesso sono le migliori, in cui la pista è leggermente umida, ma non piove, e quindi è in quel momento in cui ancora le gomme intermedie vanno bene, ma potrebbe finire presto, per fine qualifica ci potrebbe essere quella condizione. Tanto ringraziamo Rest Day per il follow. Quelle condizioni in cui non vanno bene né le intermedie né le rosse per migliorare questi tempi. Bisogna essere bravi a trovare la finestra giusta, e forse è quello che Flocky sta facendo, come Mister Colombo, anche lui primo settore appena passato. Seguiremo il tempo dei due piloti. Attenzione, bandiera gialla, credo una delle due Ferrari purtroppo ferme, credo sia quella di Zanna, considerando che cricca la box. Arriva Flocky, intanto Tarta 24,7, fa vedere che si può abbassare ulteriormente questo limite, abbassandolo di tanto, portando le due Red Bull nelle posizioni che gli competono. Tanto Sa si festeggia per ora la sua nona posizione, mentre noi stiamo arrivando. Basso stop per Flocchi. Last corner, così per dirlo. Arriva Flocchi 56, 146, si mette dentro e mette a rischio Zanna, che per ora è in pista. Allora andiamo su Mister Colombo, che è l'altro pilota, 23,8. Questa Mercedes vola, ovviamente, e deve portarla lì dove merita. Vediamo se rispettano le prestazioni i piloti per ora. Per ora Tarta e Matteo Grifo, sì, anche Caravello, bene discreto. Chi sta facendo più del suo dovere? Sicuramente Mario in sesta posizione con l'Alfa Romeo. Tanto sale Pizzari in terza posizione. Arriva anche Mister Colombo sul traguardo, 55-0-59, per prendersi la seconda posizione, mettendo fuori Dudigno e Zanna. Dudigno box avrà poco tempo. Allora, oggi no, perché comunque era questa lobby da 18, perché siccome sono prestazioni realistiche, noi abbiamo deciso di eliminare le AS in quanto sono veramente inguidabili. Non hanno velocità, non hanno trazione, non hanno aerodinamica, non hanno telaio, non ha niente. E quindi abbiamo deciso di eliminarle nelle gare a prestazioni realistiche. Però per qualsiasi altra gara tu voglia partecipare, noi corriamo sempre a quest'ora, mezzanotte e mezza, mezzanotte e un quarto, per entrare nel canale Discord, punto esclamativo Discord. Entri nel canale e lì dopo troverai tutte le info per i vari campionati che facciamo. Noi corriamo tutte le sere a mezzanotte e mezza, ci sono varie competizioni nella quale ci sono ancora dei posti in base soprattutto al livello. Infatti noi in base ai livelli abbiamo dato questa sera le auto prestazioni realistiche, dividendole appunto per le tre divisioni, divisione 1, divisione 2, divisione 3, in base alle prestazioni. Noi siamo su Zanna, che è il pilota a questo momento a rischio, anche Diablo è sceso in pista. Vedremo chi saranno i primi esclusi, mentre le condizioni sembrano stabili in questo momento. La pioggerellina resta. SST Team. Arriva Zanna, secondo settore. È importante stare sotto il 25 per un buon tempo. Vediamo, quello di Zanna è un 25,4. Si sta migliorando tantissimo comunque, un secondo e due. E con questo secondo e due potrebbe. È sul limite, potrebbe non bastare per raggiungere Kertuscia. Anche Ettore ovviamente un po' in difficoltà. Sì, anche gara amichevoli, infatti mi sa domenica sera ci sarà una lobby amichevole, mentre domani sera c'è un campionato con format alternativo. Livello comunque sì, sono piloti che corrono anche tra i 105 e 110, quindi diciamo i livelli ci sono un po' per tutti. Zanna arriva sul traguardo, 57 758, non si toglie dall'ultima posizione.
Diablo, 32,9 non è un grandissimo primo settore, mentre c'era un Alfa Tauri girata. Sono tratti del circuito dove piove di più e tratti del circuito dove piove meno. No, no, tutte le piste sono già decise, quindi se entrerai, tanto Mario si ritira i box, se entrerai nel canale Discord puoi vedere quasi tutte le sere la gara è già programmata. Se è una gara amichevole viene decisa nel pomeriggio. Nel pomeriggio viene decisa e si mette in comunicazione, quindi comunque si hanno quelle 5-6 ore, perché noi la mettiamo nel pomeriggio intorno alle 4, alle 5, correndo a mezzanotte, comunque sia tutta pomeriggio e prima serata per provare, per chi vuole, ovviamente il circuito. Sta volando Diablo, non sappiamo se è un vero fucsia o un finto. Sappiamo che il gioco prende il fucsia in base al passaggio precedente, del pilota precedente, quindi non è un vero fucsia. Primi 6 tutti ai box, Flocky e Mario ritirati, sono già sicuri di passare, così come Gelsomino e Cricala, mentre Recital è ancora in pista, Diablo. Scoda tantissimo, però che la mette dentro, 56-680, non come il suo compagno di squadra, molto vicino però. Forse un altro giro per Diablo per essere più sicuro e quindi adesso a rischio ci sono. Sale Kertuscia in tredicesima, mettendo a rischio Ettore, che ha tagliato e quindi dovrà rilanciarsi subito se vorrà avere un altro tentativo. Il nickname è James Bram, il mio nome è Davide. Ettore si dovrà rilanciare. Se vorrà arrivare a questo Q2, così come Dudigno che invece si è già rilanciato ed è sotto di quasi un decimo. Mentre Zanna è passato adesso, si è migliorato ma non basta, è ancora lì, servono due decimi. Ha davanti una buona scia, quella di Ettore. Quella per Zanna, questa per Zanna potrebbe essere un'ottima occasione, anche se quella spia luminosa. Nella benzina non è un buon segno, tanto arrivano le prime bandiere, Diablo si è ritirato e quindi abbiamo pochi piloti che possono migliorarsi, se la giocheranno Kertuscia, Sasi, Andre, Ettore, Zanna e Dudigno. Vedremo chi verrà escluso di questi tre piloti. C'è anche Recital nel giro, ma adesso sta andando a chiudere Andre. Andre è il primo pilota che va a chiudere, 55, 56 e 4, sale in ottava. Recital purtroppo termina qui le sue qualifiche, sta arrivando Sasi, che purtroppo è a rischio. È veramente a rischio Sasi perché non riesce a fare il giro. Ettore per ora non si migliora, Zanna si ritira dicendo addio per ora alla Q2. Andiamo adesso su Dudigno, deve trovare 5 decimi per far fuori Sasi e poi anche magari far fuori Cartuccia perché potrebbe arrivare Ettore e far fuori tutti. Arriva Dudigno sul traguardo, ultimo sforzo, scoda tantissimo ma ce la fa, 56,9, no! È fuori, escluso Dudigno. E quindi arriva Ettore. Solo Ettore può far fuori Sasi. Stanno pregando nel box alpin per l'esclusione di Ettore. Ma Ettore per ora è tre decimi sotto. E questi tre decimi potrebbero bastare per fare l'impresa. Ettore, come il suo compagno di squadra Gelsomino, portare la Williams a questo Q2. Cosa che Russell solitamente nella Formula 1 reale ha sempre fatto. Fino a quando non gli hanno detto che guidava la Mercedes. Dopo ha smesso di correre. Infatti, nella seconda parte di stagione, diciamo che si è lasciato un po' andare George, ma ormai era più concentrato a quest'anno, mentre Ettore sta arrivando sul traguardo con la sua Williams per mettersi in. Non si migliora, rimane in diciassettesima e quindi escluso anche Ettore, esclusi Ettore, Dudigno e Zanna. Quindi due piloti della divisione 1, un po' più diciamo comprensibile, considerando anche che Dudigno non Non è uno tra i primi piloti della divisione 1 e gli hanno anche affidato l'Alfa l'Aston Martin, quindi scelta che personalmente non condivido in quanto avrei lasciata più. Vabbè, no, in realtà la macchina migliore. Hanno fatto bene, mi sono sbagliato io stavolta. Hanno fatto bene, però non è bastato lo stesso. Caravello solo quinto, vabbè, ma è sul bagnato Lanza, dai, adesso, con calma. Poi non insultare troppo Lanza, che tra un po' comparirai anche tu in un video, nel solito. Andiamo a fare il resoconto, quindi un punto per Tarta, Mister Colombo, Matte Grifo, Pizzare, Sofia Caravello, Discreto, Flocky, Andre, Mario, Gelsomino, Recital, Diablo, Cricala, Cartuscia e Sasi. Tutti questi piloti prendono un punto in quanto sono passati al Q3, esclusi Dudigno, Ettore e Zanna. Andremo adesso al Q2 e nel Q2 sarà sempre un punto
per chi passerà il Q2, ma ci sarà un punto per chi passa il Q2 con la gomma rossa e 3 punti per chi passerà il Q2 con la gomma gialla. In questo caso, con il bagnato, ai piloti è andata male, perché ovviamente in caso di condizioni bagnate, lo vedo domani la replica del video. Recita, datemi la macchina che si lamenta, che la sua non va, però per ora è dentro a questo Q2, e quindi se ci sarà la possibilità di qualificarsi con gomma gialla, ci avrà anche la possibilità di prendere più punti. E sembra che, secondo me, dalle condizioni, io ho la sensazione che, secondo me, gli fa mettere le gomme da asciutto. Andiamo a vedere. E infatti le gomme sono quelle da asciutto. Q2 che inizia sullo asciutto, e quindi adesso vedremo anche le prime scelte strategiche. Chi deciderà magari di sacrificare un po' la prima parte di gara per comunque prendere qualche punto in più. Ricordiamo che 3 punti comunque sono già un bel gruzzoletto, considerando il punto che si prende. Già partire con 4 punti per la gara non sarebbe male. Poi ricordiamo che il punteggio nella 50 è quello standard classico delle lobby notturne, che premiano dal primo al quindicesimo, partendo dai 30 punti del primo, 23, 20, 18, 15, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, così fino al quindicesimo. Quindi è importante anche le posizioni di rincalzo, soprattutto in queste competizioni a squadre in cui tutti i punti verranno sommati. Quindi il pilota non dovrà pensare tanto a se stesso, ma quanto più alla squadra. Tanto abbiamo già in pista tanti piloti: è sceso Pizzare, è sceso Discreto, è sceso Flochi, è sceso Gelsomino. Continua intanto a tifare, ovviamente, Mario e Gelsomino, i nostri tifosi tedeschi. E qui vedremo chi. Allora, niente, secondo me chi può azzardare la gialla, infatti, Caravello, Mister Colombo, Matte Grifo e anche Tarta, io credo. Diciamo che Red Bull e Mercedes possono gestire tranquillamente un passaggio in Q2 con gomma gialla. Per gli altri, invece, forse è un po' più complicato, ma vedremo, 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 vedremo. Sono praticamente scesi tutti in pista, ad eccezione. No, Matte Grifo, la prima vittima, Le Rouge. Tarta passa. Vediamo, lì parcheggiata l'altra Red Bull. E primo colpo di scena, dunque. Primo grande colpo di scena da Red Bull. Di Matte Grifo sarà costretta a partire dalle retrovie. Quindi, occhio. Mentre adesso il primo che si lancerà davanti a tutti, credo sia Flochi. Sì, è Flock, no, non è Flock, il suo compagno di squadra, quindi è Kertuscia davanti a tutti, che vuole provare l'impresa con gialla, che non è facile, anche se l'Alfa Tauri, Gervegas, 8, Joker e lui no, perché diatribe, in realtà non lo so perché il tedesco non lo conosco. Intanto Kertuscia si lancia portandosi dietro tutti, non so se sono tutti uno dietro l'altro perché potrebbe riprendere a piovere da un momento all'altro. Anche se questo fatto che sono usciti tutti in pista e non si sono dati spazi mi fa pensare che sia proprio realmente così. Kertuscia è il primo. Dietro di lui abbiamo, credo, Pizzare e poi Discreto. Ma un quartetto di quattro, tutti molto vicino, potrebbe non essere vantaggioso. Però il poco tempo che magari gli sta dando i piloti, che gli sta dando il meteo, induce i piloti a non darsi spazio, a cercare quanto prima di fare la prestazione. Infatti tutti praticamente sono partiti, l'escursione di Krikala, Gelsomino e Diavolo, che sono ancora in box. Forse stanno attendendo qualche minuto in più per capire se realmente le condizioni meteo cambiano oppure no, come non sembra, mentre soffre terribilmente Kertuscia. Infatti va largo e ne approfitta Pizzare. Kertuscia ha dovuto abortire purtroppo il suo tentativo, quindi andiamo su Domenico, che vuole, non vuole avere problemi, vuole passare questo Q2, quindi gomma rossa subito con la sua McLaren Mercedes, seguito alle sue spalle, credo, da Mario, perché Diavolo è ancora in box, quindi credo sia proprio Mario alle spalle. Infatti è Mario. Allora, rimaniamo su Mario. O di Mario sembra un buon giro, 17-0. Sta sfruttando qui dove magari può peccare un po' l'Alfa, alla fortuna di trovarsi davanti comunque la McLaren, e quindi sfruttare la scia, non perdere di motore. Grazie a DJ Lama. Mentre noi stiamo arrivando prima con Pizzare e poi con Mario. Pizzare arriva sul traguardo, era 2 decimi sopra il tempo di Mario, ma Mario mi sembra molto più veloce nell'ultimo. Pizzare 46,3, Mario 46,0, Recital 46,1. Sono arrivati tutti a trenino, credo che stia arrivando Flochi. Arriva anche Discreto 46 e 4 con gialla, arriva Flochi con gialla. Flochi
Lui era un po' più distante dal gruppo, infatti ne ha risentito di meno, però 47-0. Per ora non è un gran tempo, credo che stia arrivando Caravello, però al secondo settore, quindi sta arrivando Mister Colombo che va ai box. E attenzione quindi se realmente sta venendo a piovere. Gelsomino si sta lanciando. Io ho visto gocce. No, ho visto malissimo. Sasi si dovrà rilanciare. Abbiamo Andre. Ultimo settore. Diamo un board con l'Aston Martin. L'unica superstite in quanto Dudigno per ora ci ha lasciato. In questo Kun arriva Andre sul traguardo. 45-8 pole position provvisoria. E passa per ora questo Q2. Stanno arrivando anche Caravello. Allora andiamo Caravello 18-8 con gialla sembra alto per ora questo tentativo. È arrivato Kertuscia che purtroppo ha dovuto abortire 1.53-2. Arriva Caravello 48-6. Infatti per ora ottava posizione. È dentro ma dovrà sicuramente migliorare il suo tempo. Gelsomino si è appena lanciato così come Sasi che dovrà rilanciarsi. Diabolo invece attende ancora i box. Insieme a Mister Colombo che però è rientrato. Dopo il tentativo precedente, tanto bandiere gialle credo più per lasciare spazio ai piloti. Sta arrivando una Mercedes ed è quella di Pizzari che è sotto di un secondo e due. Pizzari dopo un primo giro forse dove ha avuto un po' di problemi. Buonasera Asterix. Sta arrivando adesso sul traguardo Pizzari, ultime due curve. Pronto ad aprire il DRS, 44-810 fucsia, pole position provvisoria in questo Q2. E credo che con questo giro Pizzari si sia salvato tranquillamente. Sasi, buonissimo il secondo settore di Sasi. Con questa Alpine può entrare sicuramente nei primi 10. Ed arrivare in Q3. Diabolo ancora in box, attende mentre Matteo Grifo è il primo che purtroppo ci aveva abbandonato. È già uscito dalla top 10. Quindi per lui sarà una gara difficile in rimonta. Arriva velocissimo Sasi, forse un po' lungo alla bassa stop, ma riesce a chiuderla bene. Benissimo l'Alpine, arriva Sasi sul traguardo, 45-119, si mette in seconda posizione. Per ora Sasi, bene, Diavolo ancora in box, Gelsomino 17-451, sta facendo il miracolo per ora. Buonasera Cavani, evviva l'edilizia sempre e comunque. Arriva Gelsomino, 46-449, per ora porta questa Williams in Q3. In ottava posizione però scala perché è arrivato, credo, Mario, no, è arrivato discreto, con gomma gialla, anzi, è arrivato Tarta, scusate, 45-3, mette dentro per ora la sua vettura. È arrivato Krikala, che sale in sesta, 45-8 con la Ferrari, bene. Kertuscia adesso è a rischio con la sua gialla, così come Flocchi dovrà rivedere, Caravello invece si dovrà rilanciare, così sta facendo con gomma gialla per tentare di migliorarsi, ma forse sarà costretto ad utilizzare la rossa per passare in questo Q2. Mentre Mister Colombo non ci sta e riprova comunque la gialla. Sono ancora tutti in pista ad esclusione di Diablo, Andre e Mario. Caravello primo settore alto però ancora purtroppo problemi per il pilota Mercedes. Flocchi è sotto ma purtroppo ha tagliato. Kertuscia ha tagliato. Gelsomino sopra di 4 secondi credo voglia ritornare ai box. Recital, vediamo, secondo settore se sta migliorando il suo tempo. No, è sopra di un secondo, quindi addio. Cricala è sotto di 2 decimi nel primo settore. E rimaniamo su Cricala. Quando vuoi, Cavani, lo sai che per te. Anzi, se vuoi, il venerdì c'è la AS libera. Così per far vedere a tutti il tuo vero valore, la AS libera, prestazioni realistiche. Pista che è completamente asciutto, anche qualche raggio di sole. Vediamo Cricala che adesso arriverà al secondo rilevamento cronometrico sotto di 4 decimi e 72 millesimi. Potrebbe tranquillamente scavalcare anche discreto e portarsi in quarta posizione momentanea. Questo comunque lo aiuterà a essere un po' più tranquillo in questa seconda fase del Q2. Basso stop, ultime due curve, importantissimo qui, trazione. Soprattutto uscita per cercare di portare subito la macchina dritta a massima velocità. Arriva Krikala 45-330-396, sale in quarta posizione. Andiamo allora a questo momento a. Se mi fa vedere la bandiera, quindi Cavani, quando vorrai, bandiera gialla. Ogni venerdì facciamo le gare a prestazioni realistiche. Questa è Diablo si lancia, 5 minuti e 40 per Diablo. Mister Colombo ancora problemi, purtroppo. Attenzione che le Mercedes
rischiano tantissimo. Sono al momento fuori insieme alle due Alfa Tauri e Diablo, ma Diablo secondo me, vedendo anche il tempo di Mario, ha il potenziale per portare quest'Alfa Romeo in Q3. Quindi vediamo. Le Rouge, perfetto. Arriva adesso sul rettilineo del Kemmel, dove ha visto forse uno dei sorpassi più belli della storia. È uno dei piloti più sottovalutati, quasi mai citato, ma credo che Häkkinen sia uno dei più forti che abbia mai corso in Formula 1. Arriva adesso Diablo, secondo settore, si addentra nella foresta delle Ardenne. Condizioni sembrano essere ancora stabili, ma la pioggia potrebbe, come sappiamo, cadere da un momento all'altro. Benissimo, quasi in pieno è riuscito a farla come nella realtà, dove stanno cercando in tutti i modi, forse con queste nuove macchine. Recita, sta litigando con i cordoli, non ti preoccupare, ci ho litigato anch'io con i cordoli a Spa, è terribile Spa sui cordoli, veramente non ne puoi prendere uno. Diablo è un gran tempo, 15,9 al secondo settore, potrebbe addirittura attaccare, non dico il tempo di pizzare, ma quasi. Però siamo lì, sta facendo un gran tempo Diablo. Deve fare un grande lavoro per portare l'Alfa Romeo comunque in Q3. Cosa che Mario sta facendo per ora. Però in settima posizione potrebbe scalare proprio adesso perché arriva Diablo sul traguardo, bene rispetto a prima l'uscita, 44,8, addirittura stava attaccando Pizzare e si mette secondo Diablo. Oh, un campionato tedesco, ci starei, potremmo fare una sfida. Potremmo fare una sfida, intanto Diablo si ritira in pista però, attenzione, questa non è un'immagine che volevamo vedere. Mentre Mister Colombo ritorna in pista, così come è tornato Caravello alla fine, tutti con gomma rossa. Anche le due Alfa Tauri sono riscese in pista, pronte a riprendersi la posizione. Mario si rilancia anche lui, Andre si sta rilanciando anche lui, è discreto anche lui. Questa volta stanno lasciando un po' di spazio, chissà se rispetto a prima. Krikala aspetta i box a 3 minuti dalla fine, quindi credo che sta aspettando proprio la fine. Mentre Sasi ci sta provando con gomma gialla a migliorarsi e lo sta facendo nel primo settore, 41 millesimi, vuole provare l'impresa Sasi. Portare comunque un Alpine in Q2, in Q3 scusate, con gomma gialla potrebbe essere, oltre che un grande momento per la gara, perché comunque la Q completa ti permette poi di affrontare la qualifica che conta, però purtroppo taglia con gomma rossa e partire con la gomma magari gialla, cosa che per ora Sasi però forse non riuscirà a fare. Si è rilanciato discreto, si è rilanciato Mario, davanti a loro si è rilanciato Caravello e quindi seguiamolo, il primo dei piloti a rischio. Buonasera notturni, la macchina non si ritira in pista però, diamo almeno noi buon esempio, Caravello è sotto di un secondo e uno. Flocchi, secondo settore, mentre Kertusha, anche lui, sono vicine le due Alfa. Sì, però purtroppo Flocchi ha tagliato, Kertuscia no, quindi seguiamolo Kertuscia. Flocchi infatti lo lascia passare, però forse poteva anche aiutarlo nel rettilineo, nel secondo settore. Una macchina girata e una, credo, Recital che sta finendo di litigare con i cordoli. Kertuscia è sotto di un secondo e due. Potrebbe prepotentemente addirittura entrare in zona Krikala Tartar. Arriverà adesso sul traguardo, bus stop per lui. Ultime due curve. Vediamo se uscirà bene, bene qui Kertuscia, quindi potrebbe portare tranquillamente dentro la sua Alfa Tauri e lo fa in quarta posizione mettendo a rischio a questo punto Gelsomino, che è costretto a una vera impresa con la sua Williams, 28 millesimi sotto, ma deve trovare almeno 3-4 decimi. Recita l'abbiamo visto in crisi, quindi difficilmente potrà migliorare il suo tempo. Caravello porta la Mercedes dove conta, ma anche discreto 43.816. Potevi darla a Dudigno e ti prendete l'Alfa Tauri, non c'è, potevate gestirla diversamente. Doppia bandiera gialla, tripla. Adesso a rischio c'è Andre, in decima posizione anche Krikala è sceso, Gelsomino sta provando un'impresa. Quello che non ha provato a fare Ettore, che invece è lì, che è a lamentarsi.
Gelsomino è sotto di 3 decimi e ce la potrebbe fare, anche se non bastano 3 decimi. Vediamo, Gelsomino deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, è quasi impossibile, anche perché ha solo 4 decimi di vantaggio, ne deve trovarne altri 2 e non so dove possa trovarli nell'ultimo settore, vediamo se li trova, forse li ha trovati Gelsomino, 45,9, no, non ce la fa. È undicesimo, però forse si rilancia e ci vuole riprovare perché ce l'ha fatta proprio per pochi secondi. Sono già comparse delle bandiere. Bandiera per Recital, che quindi sarà il primo escluso. Sta arrivando Flocky e potrebbe abbassare ulteriormente il limite per accedere al Q3. Sotto di 2 secondi, Flocky. Flocky potrà entrare tranquillamente. Mentre dentro Krika, no, Andre prende bandiera. Ha preso bandiera Recital. Andre purtroppo è salito in undicesima posizione, mettendo adesso a repentaglio. Salito, scusate, Mister Colombo. Sta arrivando Flocky sul traguardo. Ultime 2 curve per buttare fuori Krikala. Anche se poi Krikala ancora un tentativo e sta arrivando sul traguardo. Arriva Flocky, 45, 44 e 9 si mette dentro. Kertuscia adesso è a rischio, è andato in box, ma sta arrivando Krikala per rimettersi dentro. E poi ancora Gelsomino, che è l'ultimo pilota che può rimettersi dentro. Si è riuscito a tenersi un altro tentativo. Ah no, è inguidabile, hai ragione, hai ragione. Tra i migliori piloti, Krikala per ora si mette dentro mettendo fuori Kertuscia. Vediamo Gelsomino. Sta provando l'impresa, è sotto di 2 decimi. È sotto di 2 decimi, ma 2 decimi non bastano perché servirebbe esattamente 1 secondo per Gelsomino. Attenzione! 8 decimi! 8 decimi Gelsomino! Ce la può fare! Ce la può fare Gelsomino per fare l'impresa! Ce la può fare! Ce la può fare! 7 decimi deve. Deve mantenere questo vantaggio e potrebbe entrare nel Q3. Che impresa per Gelsomino! Cosa potrebbe fare il pilota della Williams? Bus stop. Oh, Skoda! Vediamo se ha perso qualcosa rispetto a prima. Gelsomino 43, 44. Non ce la fa. 45, 341 è fuori per 2 decimi. Ma porta la sua. Williams, 11° posto. Riescono, diciamo, nell'impresa di portare la divisione 1 in Q3 soltanto Diablo e Mario con le due Alfa Romeo, mentre purtroppo Andre è escluso, così come Gelsomino, esclusi con Q1 invece le altre Williams. No, Gelsomino ha fatto per me il massimo, ha fatto il massimo che poteva fare con questa macchina. E credo che della divisione 1 con la Williams solo alcuni piloti possano realmente competere. Ma perché la Williams è veramente molto inferiore alle altre macchine. Comunque l'Alfa Romeo e l'Aston Martin qualcosina in più hanno. Discreto credo che sia la sorpresa, perché comunque è riuscito a mettersi davanti sia alla Red Bull che alla Mercedes. Quindi McLaren, Red Bull, quindi discreto Tarta, Caravello, Mister Colombo, Mario, Pizzari, Diablo, Flocky, Krikala e Sasi. Eh no, Gelsomino ha fatto veramente una gran cosa. Io direi che i primi minuti di questa Q3 ve li salto un attimo. Bisogno di 5 minuti di riposo e vi lascio con il nostro caro amico delle lobby. Anzi, visto che magari alcuni non c'erano all'inizio, direi che ripartiamo con l'intro e ci vediamo per la Q3.
7 minuti dalla fine, abbiamo già qualche primo tempo: 44-0 per Floki, 44-151 per Pizzare, 44-544 per Mister Colombo. Ma abbiamo ancora gli ultimi minuti, quelli più importanti, quelli fondamentali per l'assegnazione di questa qualifica. Ho mandato ad Ettore la foto delle prestazioni dell'ultima patch, in cui comunque l'Alfa Romeo non è tanto superiore alla Williams, però gli do ragione che su alcuni circuiti, intanto Tarta 43-752, le differenze di prestazioni sono più marcate. Spa credo che sia una delle piste peggiori, in quanto ci sia tutto, c'è bisogno di motore, c'è bisogno di telaio, c'è bisogno di aerodinamica, una pista completa, 7 km lunga, e quindi le differenze, diciamo, vengono ancora maggiormente fuori. Su altri tipi di piste magari queste differenze possono essere attutite. Se una macchina comunque ha più capacità sul dritto rispetto alla parte guidata, magari si riesce in altri circuiti a smascherare questa cosa, mentre questo credo che insieme ad altri pochissimi circuiti sia uno dei più completi in assoluto, in quanto a quasi tutto. Manca forse un tratto un po' più lento, però bene o male diciamo che a Spa non ci serve, quindi va bene così. Noi intanto siamo su discreto, anzi andiamo su Caravello, che è uno dei grandi protagonisti di questa Q3. Quando mancano 5 minuti, siamo quasi pronti. Questo rush finale, anche Pizzare comunque bene, 44-1. I primi sono tutti molto vicini, Tarta, Floki, bene anche Floki, molto bene Floki. È riuscito alla fine a entrare lui nel Q3 buttando fuori il suo compagno di squadra. Credo che per ora sia una vera lotta tra Divisione 2 e Divisione 3. Un po' diciamo che ce lo si può immaginare considerando le prestazioni delle realistiche delle vetture, però sappiamo che
i piloti F1 sono molto più costanti, diciamo che la vera differenza poi tra le divisioni è la costanza nella gara, e quindi vedremo poi in gara se veramente riusciranno a mantenere la concentrazione fino alla fine e soprattutto la pressione di essere davanti, inseguiti magari da piloti che solitamente vedono dietro. Cioè che vedono davanti a loro è difficile da raggiungere. Caravello 43 357, super fucsia, e credo che abbia messo veramente una seria ipoteca a questo punto. Pochi piloti possono impensierirlo. Tra questi ci sarebbe Discreto, ma purtroppo ha tagliato, e vedremo se andrà ai box per l'ultimo tentativo. Credo che vada ai box Discreto. Sì. Discreto box it is love. Mentre Sasi arriva adesso sul traguardo dopo aver portato l'Alpine in Q3, che è già comunque una buona impresa. Una buona prova quella di Sasi, che nell'ultimo mese credo che sia uno dei piloti che abbia alzato notevolmente il suo livello di gioco. Poi sempre molto, uno dei piloti più corretti sempre all'interno della community, decide però di andare in box in questo momento e di abortire, così come Flocky, perché Flocky sta andando piano, vediamo se è sopra di 12 secondi, così come Caravelle. Quindi ci stiamo preparando per il rush finale con gli ultimi minuti che ci daranno quindi questa pole position. Non ho visto chi era passato con gialla, ma ovviamente lo rivedrò dopo rivedendo la live. Sono i piloti che comunque hanno preso 3 punti passando in questo Q3, mentre nel Q3 il punteggio è quello classico delle lobby notturne: 5 punti per la pole, 3 punti per il secondo e un punto aggiuntivo per il terzo. Quindi diciamo che chi fa la pole si porta a casa comunque già 7 punti, se poi addirittura è passato di gialla, addirittura ben 9 punti soltanto in qualifica, con la possibilità poi della gara di fare un bel bottino per la propria divisione. Intanto c'è bandiera gialla, credo che Caravello abbia finito il carburante e sarà una corsa contro il tempo, perché non manca tantissimo. Se poi la bandiera gialla adesso non ci aiuta, ma credo che mancassero 2-3 minuti. Quindi siamo lì. Intanto sono riusciti i primi piloti per l'ultimo tentativo. Nell'ordine credo che siano usciti Cricala, Pizzare e Discreto. Posso confondermi tra Pizzare e Discreto? Sì, perché c'è prima Pizzare e poi Discreto. No, invece avevo detto bene. Caravello è tornato in box e credo che ce la possa fare con 3 minuti e 10. Deve ovviamente riuscire subito perché qui c'è poco tempo, il circuito è lungo e non c'è neanche tanta possibilità di tagliare il circuito, quindi c'è più rischio di finire male che finire bene. E quindi invece Discreto ha voluto partire con calma, avere il tempo di scaldare per bene le gomme, mentre il sole è uscito bello, chiaro, forte sul circuito delle Ardenne. Sono usciti ancora anche Sasi. Sasi subito è riuscito. Sasi subito è riuscito in pista. Ha fatto veramente un mini pit stop, e anche Tarta. L'unica Red Bull superstite, quanto Matte Grifo, purtroppo ha buttato per ora la grande occasione di usare la Red Bull partendo dal fondo, causa un errore proprio allo Rouge. L'unico per ora che ha fatto una brutta fine dei 18 piloti allo Rouge. Neanche io, giustamente. Peccato Gelsomino, sì, forse come hai scritto tu, mi sa in precedenza, l'errore nell'ultima S ti ha impedito di arrivare al Q3. Però forse sai che per me, piuttosto che passare il Q2 con una gomma rossa di 2 giri, poi a meno che non mi dite che si parte sul bagnato, allora a quel punto non contava niente, però avere una gomma già usurata di 2 giri, invece avere la possibilità di partire con gialla comunque in dodicesima posizione, secondo me non è che poi ti stravolga più di tanto la gara. Il peccato è più per il punto magari aggiuntivo, ecco. Sarà gioco di squadra tra le due Red Bull, tra le due McLaren, con Discreto alle spalle di Pizzare. Però Pizzare anche lui è nel suo giro, quindi vedremo come andranno i due piloti. Sicuramente qui Discreto in questo primo settore ci guadagnerà. Potrebbe guadagnare tanto, poi potrebbe soffrire un po' nel secondo. Pizzare 32, Discreto non l'abbiamo visto, ma è fucsia ed è sicuramente migliore del tempo di Pizzare. Come detto in precedenza, il fucsia riguarda il passaggio del pilota precedente. Allora rimaniamo su Discreto, vedendo l'onboard, seguendo anche Pizzare a questo punto dal suo onboard, vedendo più o meno dalla sua distanza da Pizzare, potremmo anche immaginare il tempo che Pizzare sta per fare. Perfetto qui, nessun problema neanche coi tagli. Pizzare comunque sta facendo bene questo secondo settore, in quanto non si sta né allontanando né avvicinando, quindi i due piloti stanno viaggiando più o meno alla stessa velocità, con magari qualche curva meglio Pizzare, qualche curva meglio Discreto, ma stanno arrivando all'unisono.
sul traguardo, discreto 45-3, questa volta non è fucsia, quindi Domenico nel secondo settore è andato meglio, ma adesso nel terzo discreto potrebbe usufruire di quella scia lì in lontananza che vediamo, sicuramente meno forte della scia del primo settore. Speriamo io avuto sul bagnato. Ah, forse sì. Comunque c'è da dire che con le prestazioni realistiche gli assetti cambiano, in quanto ogni vettura avrebbe un suo assetto particolare per il circuito. Arriva Pizzari che si migliora a 43,8, 43,8 anche per discreto, che prende già bandiera. Mentre Pizzari no, ma ha già abortito. Flocchi sotto di 28 millesimi. Mister Colombo non abbiamo visto. Diablo si sta lanciando adesso. Sasi. Però il primo ad arrivare sul traguardo sarà Tarta. Ne andiamo con Tarta, seguito da Sasi. Tarta è però sopra di 3 decimi e decide di abortire. E quindi andiamo su Sasi, che però è sopra di 1,2 decimi. Vediamo se riuscirà a guadagnare qualche altra posizione. Anche Mario è partito nel suo giro. Sono più dietro Mario e Diablo, mentre Tarta ovviamente si è fermato. Bandiera già presa per discreto. Anche Pizzara ha già terminato le sue qualifiche. Quindi quel gruppo ha già finito. Sta arrivando adesso Sasi. Poi arriverà Mario e Flocchi. Arriva Tasi sul traguardo per mettersi, si migliora ma non basta, rimane in ottava. Flocchi abortito, arriva Mario, no, Diablo ha tagliato, Mario è sotto di 1 decimo per superare almeno Cricala e forse anche Sasi. Comunque portare già l'Alfa in settima e in ottava posizione sarebbe un'impresa per i due piloti dell'Alfa. Arriva Mario sul traguardo sgomitando e la mette in ottava. Arriva adesso Cricala. Arriva Cricala per togliersi dalla decima. Si migliora Mister Colombo che sale in seconda 1-2 Mercedes. Arriva Cricala sul traguardo. Si migliora, sì, ma non basta e sale in nona. Diablo purtroppo aveva tagliato, si era migliorato di 3 decimi. E arriva Pizzari che però aveva terminato. E quindi terminano qui le qualifiche ed è pole position per Caravello. Seguito la sua compagna di squadra Mister Colombo e Tarta chiudono i primi tre. La divisione 3 rispetta le previsioni delle prestazioni realistiche, si prende le prime tre posizioni. Discreto e Pizzare e Flochi difendono bene la divisione 2. Diablo e Mario comunque divisione 1, settima e ottava posizione. Poi Cricca la divisione 3 e Sasi divisione 2 completano la top 10. Abbastanza equilibrata, quindi con adesso la gara che la vedremo. Vedremo se riusciranno a mantenere queste prestazioni i piloti davanti delle prime posizioni. Qualifiche complete che sono sempre uno dei miei format comunque preferiti, anche se oggi vedendo la Formula E, per chi l'ha vista, magari ha riconosciuto che hanno rubato il mio format delle qualifiche eliminazione. Sì, punti validi anche per la VLN, discreto. Infatti chiederò adesso, manderò una lettera, perché qua stanno iniziando a rubare troppi i miei format. E la Formula E diciamo che non è proprio uguale, perché l'hanno un po' modificato, però anche loro hanno fatto i due gruppi, poi i migliori quattro dei due gruppi si sfidano in queste sfide uno contro uno, che è quelle che abbiamo fatto noi, quindi alla fine diciamo che ci hanno guardato e ci hanno rubato qualcosa. Caravello 88 millesimi davanti al suo compagno di squadra, bene anche Tarta, benissimo le due McLaren. Quarta e quinta posizione, benissimo anche Flocchi. Credo che i tre migliori siano Flocchi, Diablo e Mario, perché discreto e Pizzari bene o male hanno fatto il loro dovere. Un po' peggio Cricala forse, perché la Ferrari comunque è una buona macchina. Giovinazzi purtroppo questa prima gara è andata male perché partiva dal fondo. Come al solito la fortuna che aveva in Formula 1 lo sta seguendo anche in Formula E, quindi aveva tenuto il suo tempo per la qualifica all'ultimo minuto, bandiera, incidente, non ha potuto fare il tempo, è partito ultimo e nella gara alla fine è arrivato 19esimo, purtroppo non è riuscito a risalire, adesso domani ci sarà la gara 2 e vedremo. Mentre noi ci stiamo per apprestare alla partenza, io direi che ogni volta prima di partire, prima di Spa, è giusto e doveroso farvi vedere come si parte a Spa. La procedura di partenza, Häkkinen e Coulthard in prima fila, Schumacher e Hill in seconda e poi dietro c'è Irvine, attenzione, scattano le vetture, partiti, c'è uno spunto di Irvine, anche Schumacher in fila benissimo Hill, le due McLaren, poi le due Ferrari con Irvine che ha guadagnato un paio di posizioni alla Surs, questo imbuto tutto regolare sino a questo momento.
Häkkinen, poi vediamo Villeneuve, c'è un incidente con la McLaren di Coulthard, Irvine, un groviglio incredibile questa partenza dopo la Source. Pensavamo che si procedesse regolarmente e invece questo incredibile groviglio. Credo di non uscire la bandiera rossa, ma penso che uscire. Sono le stesse condizioni, quindi occhio, stesse condizioni, chissà se riusciremo a rivedere la stessa ripartenza, spero di no per i piloti, ma le condizioni sono quelle, si spengono i semafori, 5 allo spegnimento via del Gran Premio di Spa, che parte adesso, forse no, sì, parte adesso con un buono spunto di Caravello, benissimo, invece quello di Tarta che passa subito Mister Colombo e si porta in seconda posizione, addirittura prova ad attaccare Caravello, no, rimane dietro tutti molto giudiziosi. Tutto regolare fino a questo momento, dietro scodano leggermente, occhio qui, questo è il tratto catastrofico, passano indenni tutti quanti, complimenti a tutti i piloti, attenzione al solo rouge, curva 1, dietro qualche problema, vediamo Recital, Muro si salva però, anzi era Sassi scusate, con l'Alpine. E dovrà risalire dal fondo mentre Mister Colombo con discreto che ha recuperato due posizioni, intanto in bandiera gialla per recuperare l'auto di Sasi che riesce a ritornare in pista. Intanto Nico, 6 ritiri. Nico, 6 ritiri, va bene, vedremo. Intanto Mario Cricala in difficoltà, perde delle posizioni, scende in 13ª. Grandissima la partenza di Ettore con 8 posizioni recuperate. Questa Williams vola sul bagnato, a differenza di quanto diceva. Forse ha cambiato l'assetto, mentre davanti Andre in lotta con Flocchi. Questa curva in 2 è difficilissima anche sull'asciutto, infatti deve desistere. Guardate le condizioni in questo momento dei piloti. Visibilità limitata, anche se la pioggia sembra addirittura essere cessata, quindi occhio che la pista potrebbe asciugarsi, ed è una di quelle gare che ci piacciono tanto, come Skoda, l'Alfa Tauri, l'Aston Martin di Andre perde 2 posizioni. Grande anche la partenza di Matte Grifo con 6 posizioni recuperate, leggera toccata da parte di Andre che prende spazio, qui è difficilissimo tentare il sorpasso e lo fa di forza e ne approfitta anche Mario e la riscossa della divisione 1 che torna sotto portando dentro anche Mario, e quindi c'è Mario, Andre, Ettore, Diablo, sono tornati sotto e quindi la gara è tutta un'altra cosa, cambiano le condizioni, cambiano le tensioni soprattutto, e quindi anche le prestazioni con Mario caldissimo anche su Andre, ma qui sono compagni di squadra, devono stare attenti, Gelsomino anche lui pronto a riprendersi le posizioni che contano, anche se lui è rimasto un po' al palo durante la partenza, è rimasto per ora in 13ª. Mentre devo sottolineare la grande partenza sia di Pizzarri che di Discreto, entrambe le McLaren stanno volando e Discreto si sta portando alle spalle di Caravello facendolo soffrire, già questo primo giro infatti esce male dallo Rouge rispetto a Discreto, Caravello è molto vicino a Discreto, prende tutta la scia, usa l'ERS, intanto penalità per Mario secondo me allo Rouge e abbiamo anche la prima vittima forse con Andre che perde 2-3 posizioni, poi andremo a vedere, ma non ha perso tanto tempo, quindi forse leggera scodata e quindi con annessa perdita di velocità all'uscita del Camel, è molto complicato mantenere le posizioni, infatti è sceso in 15ª posizione, ma il trenino chiuso da Dudigno è tutto compatto, soltanto i primi 2 sembrano per ora leggermente scappare, anche se Discreto è caldo e non vuole mollare assolutamente la scia di Caravello. La pioggia in questo momento è tornata, anche forte e copiosa, quindi occhio, queste condizioni che cambiano sempre da un minuto all'altro potrebbero anche variare la gara, ricordando che sul bagnato il pit stop non è obbligatorio e quindi chi vuole provare l'azzardo di andare fino in fondo è libero di farlo. Con Caravello che sembra aver scaldato in questo momento meglio le gomme, sta iniziando leggermente ad allungare, però lungo, Caravello lungo e si avvicina qui Discreto, si avvicina Discreto, è pronto, occhio ad accelerare sul cordolo, Discreto si è riportato sotto, ricordiamo che non c'è neanche il DRS sotto il bagnato, quindi il sorpasso bisogna inventarlo in pista ed è molto più complicato perché si esce dalla traiettoria, come in questo caso Discreto rischia tantissimo per rimanere più vicino possibile, vediamo se ci prova la bus stop, no, non molla, molla, ovviamente ci scuseranno gli altri, ma rimaniamo sulla lotta per la prima posizione, c'è anche un Matte Grifo molto caldo su Mario, ma il gruppo è tutto molto compatto e più veloce e Discreto, no, il Mister Colombo, no, è Pizzare, si susseguono giri veloci, 1.57, 996, Discreto esce meglio, forse dalla Surge,
e siamo, arriviamo allo Rouge. Benissimo, qui è fondamentale per tentare il sorpasso. Sì, discreto c'è, ci può provare. Discreto c'è, ci può provare. Condizione Hers pari. Condizione Hers pari, quindi quando si affancherà intanto Mario, altra penalità, sarà complicato per discreto il sorpasso che dovrà azzardare la staccata, non l'azzarda. Rimane alle spalle, c'è rispetto in questo caso, ma anche la voglia comunque di non far tornare i piloti dietro, perché Mister Colombo comunque piano piano, approfittando di questa leggera bagarre, si sta riportando sotto, riportando dietro tutto il gruppone, con Pizzare, con Tarta, con Diablo, grande prestazione per ora dell'Alfa, Flocchi, benissimo anche Ettore che dopo una buona partenza sta mantenendo comunque la sua ottava posizione, addirittura è Mario che sta un po' faticando invece, il pilota che in qualifica sembrava messo meglio dalla divisione 1, sta faticando un po' di più in gara, dove addirittura si ritira Andre allo Rouge, vittima, mentre Matte Virtual nel momento in cui Matte Grifo prova l'attacco e quindi dovrà desistere, Virtual Safety Car, primo ritiro purtroppo è Andre, non l'abbiamo visto, Cartouche è andato in box, credo molto probabilmente, sì, prima sosta per Cartouche. Questa Virtual ci rallenta, il primo ritiro per Nico è arrivato, meno 5, e queste condizioni secondo me lo possono aiutare. Occhio adesso al Drive Thru, occhio veramente, perché questo gioco, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti, comunque è molto strana la gestione del Delta, ti cambia rapidamente, quindi bisogna anche stare attenti ai piloti davanti, perché magari i Delta non sono sincronizzati bene, può essere che il pilota davanti abbia più tempo da recuperare, quindi c'è il rischio di tamponamenti e penalità varie, ma anche e soprattutto al termine, a volte non ti avverte nel tempo giusto e non ti dà modo di rallentare. A volte l'avviso te lo dà molto presto, a volte l'avviso te lo dà poco prima proprio di toglierlo, e quindi non sei sempre pronto, diciamo, alla ripartenza. Questa safety sembra abbastanza lunga, a pagare le conseguenze è Sasi con un drive-thru. Stavamo appunto parlando, drive-thru per Sasi, quindi gara a questo punto compromessa. Credo che Sasi possa andare anche subito, infatti subito box per Sasi. Vedremo se discreto avrà un'altra opportunità per attaccare Caravello, ma questa volta sembra più distante. Credo che questa volta l'opportunità vera ce l'abbia Flocchi. E allora andiamo su Flocchi, che è vicino a Diablo. Ne approfitta, prende tutta la scia, si affianca. Penalità per Tudinho, Diablo stacca più lungo. Vediamo se può difendersi, anche se nell'incrocio di traiettorie di Flocchi non riesce Diablo. Forzando leggermente la staccata riesce a tenersi la posizione, perdendo ovviamente un po' di tempo dal treno davanti di Tarta, ma non essendoci il DRS adesso, perdere il secondo, i 5-4 decimi, diciamo, non è fondamentale, quindi ci sta per Diablo mantenere la posizione che è più importante in questo momento, e in più permette anche a Ettore di rimanere vicino e magari tentare lui l'attacco su Flocchi, mentre Mario non riesce proprio a mantenere quel ritmo, sta faticando tantissimo. Bandiera gialla, no, si è girato discreto, discreto, che in pista viene passato da Ettore e anche da Flocchi. Occhio Flocchi a rientrare in pista. Flocchi sicuramente è stato danneggiato dal movimento di discreto che rientrava in pista, e quindi si è ricomposto il duo davanti, il duo Mercedes, mentre Matte Grifo, dopo aver passato Mario, passa anche Flocchi, sale in ottava posizione, può continuare la sua rimonta. Mario invece magari adesso un po' più tranquillo, dietro le sue spalle avrà Flocchi, ma Flocchi ha dei grossi evidenti problemi e Gelsomino potrebbe sopravanzarlo a breve, anzi è già pronto Gelsomino. Flocchi magari non deve tanto lottare, anche perché farà fatica a fare queste curve, farà molta fatica soprattutto questa, perché non ha l'ala, infatti finisce lunghissimo e passano anche Pizzare, Zanna e Recital, Zanna stacca lunghissimo anche Recital, Zanna si gira purtroppo credo in un contatto con Gelsomino, è arrivato lunghissimo alla frenata, era molto complicato per lui mantenerla, riesce però a perdere poco tempo e tornare in pista in quindicesima posizione. Giro molto interessante, Sasi purtroppo è quello che più di tutti ne ha perso conseguenze, discreto anche lui, però tutto sommato è riuscito a non danneggiare la vettura, è rimasto in settima posizione alle spalle di Ettore, che sta facendo una gara sontuosa con la Williams, portandola in sesta posizione. Sembra che la pioggia sia diminuita di intensità, le vetture alzano anche meno acqua, quindi chissà se da qui a fine gara arriverà meno pioggia. Pizzare sta continuando la sua rimonta, leggero, 8 decimi da Colombo e 2 secondi e 8 da Caravello, vuole riportarsi sotto, sarà una lunga gara, siamo solo al quinto dei 22 giri, condizioni poi di Bagnato
ulteriormente più lunga la gara, più rischi, più imprevisti, fino adesso a farne le spese soprattutto Andre, Kertuscia e Sasi, anche Flocchi comunque. È stato un vero peccato, il discreto ha perso la macchina davanti a lui, rientrando ha scombinato un po' tutti i piloti, a farne le spese più di tutti è stato Flocchi. Mentre Diablo per ora è un po' più tranquillo a questo punto, non avendo più alle spalle Flocchi appunto, e può concentrarsi nel tenere il ritmo di Tarte e di tutti gli altri. Per ora davanti Caravelle, dopo i primi giri che ha guadagnato un po' di più, per ora gli stacchi rimangono quelli, 2 secondi su Mister Colombo, 2,8 Pizzarri, 4,8 Tarta, 6 e 7 Diablo, 8 e 9 discreto, Ettore è discreto, è molto caldo e forse probabilmente potrebbe anche nel giro di 1-2 giri tentare l'attacco. Mentre Matte Grifo, una volta che si è tolto Mario dalle davanti, Caravello giro veloce, aumenta il ritmo, ho visto un altro giro veloce, però Recital penalità e sorpasso su Gelsomino, andremo dopo che smai a controllare, girano forte anche qui comunque 58,4, quindi pochi decimi più lenti di Caravello, infatti i primi 7 rimangono nei 9 secondi con addirittura Matte Grifo che si sta riportando sotto avendo un ritmo forse superiore a tutti in questo momento, mentre davanti Caravello ha commesso un errore perché Colombo è tornato a 1-1, un secondo, occhio Caravello, piccolo errore, infatti sono scesi tutti gli stacchi. Come detto, la gara è lunga e imprevedibile, le condizioni meteo potrebbero variare da un momento all'altro, così come l'ingresso magari di una safety potrebbe rivoluzionare tutto, senza tenere conto ovviamente, senza dimenticarci delle penalità. 6 secondi per Mario, 3 per Recital, 3 per Dudigno e 3 per Kertuscia. Sicuramente pesante quella di Mario in caso di safety, un po' meno grave in caso di gara senza safety, quindi con distacchi che si potranno dilatare nel corso dei prossimi giri, anche con scelte strategiche differenti, perché l'ipotesi di arrivare fino in fondo con questa intermedia per alcuni non è così fantascienza. Questo giro mi sembra più veloce, sembra Mister Colombo, perché anche Pizzarri ha perso qualcosina su Colombo, mentre Colombo ha alzato il suo ritmo, buon giro, e mette pressione al suo compagno di squadra. Potrebbe essere una grande prestazione per i due piloti, con Tarta comunque in quarta e Matte Grifo in ottava, un po' più dietro le due Ferrari in 12esima e 14esima posizione, ma sempre lì in zona punti, comunque per ora esclusi dalla zona punti Flocchi, Kertuscia e Andre, che porterà purtroppo a casa 0 punti. Caravello continuo, non è il giro veloce, 57,3, Mario un'altra penalità, questa pesante, ah errore qui di Pizzarri, e Tarta torna sotto portandosi dietro anche Diablo, mentre Ettore ovviamente fa un po' più di fatica a mantenere il ritmo dei primi, ma sta facendo già una grande impresa portando in sesta posizione. Bandiera gialla, settore 3, problemi per Cricala o per Zanna, no, forse Cricala, perché Dudigno è scalato in 12esima posizione, male in peggio purtroppo. Sì e no, diciamo che le prime 4 forse sì, poi ci sono Diablo, Ettore e Mario che scombinano un po', che portano Williams e le due Alfa nei primi, e occhio a quella spia che vediamo accesa nella macchina di Diablo, spia completamente accesa, siamo solo al settimo giro, e occhio che in caso di non safety e anche in caso di cambio meteo, perché quando cambia il meteo la Michelle ovviamente è impostata su una gara da bagnato in questo momento, e invece con il passaggio sull'asciutto, ecco, la pioggia si recupera, ma con l'asciutto si perde, quindi bisogna fare attenzione da qui a fine gara. Vediamo un po' le condizioni di tutti, no, dei primi solo Diablo lampeggia, anzi solo Diablo ha la cosa accesa, quindi per ora, anche perché il suo diciamo amico numero uno Cormag è assente oggi, mentre Mario sembra essersi scaldato in questo momento, ha ripreso ritmo e ne ha di più di Recital e sta provando a riprendersi la nona posizione, seguito anche da Gelsomino, e la divisione 1 alla fine sta ritornando sotto, comunque escluso Andrea, sono tutti nei primi 12, 5 piloti nei primi 12, quindi comunque una buona prestazione considerando le vetture. Stanno un po' deludendo per ora i piloti Cricala e Zanna con la Ferrari, però sono stati diciamo vittime di alcuni episodi sfavorevoli, mentre Discreto in lotta con Ettore ha provato il sorpasso ma ha dovuto desistere,
e hanno perso tantissimo in questo tempo, addirittura ha completamente finito l'Ersner, il tentativo di sorpasso discreto, la pioggia cala sempre più di intensità e Matte Grifo, come detto, addirittura ha guadagnato 6 decimi su Caravello in questi giri e si è riportato sotto Ettore discreto. Alla macchina per farlo, ma aveva anche il passo che aveva mostrato in qualifica. Diavolo al vizio, eh sì. Aveva anche il passo Mattegrifo. La pioggia sembra ogni tanto diminuire, ogni tanto aumentare. In questo caso sembra diminuire, mentre Mario forse ha avuto seri problemi in quanto è stato passato sia da Gelsomino che da Dudigno. Forse ordine di scuderia, mentre qui discreto riesce a completare alla fine il sorpasso su Ettore, ma Ettore non ci sta. Vuole rimettersi davanti, ma forse gli conviene più a questo punto mantenere il ritmo e cercare di difendersi dall'arrivo di Mattegrifo. Mentre davanti tarta piano piano, rosicchiando, i primi praticamente sono tutti distaccati di un secondo e adesso siamo a metà gara. E adesso si decide, si può decidere con la strategia la gara. Se hanno informazioni su quanto durerà ancora questa pioggia, se ci sarà un calo. Se sarà. Attenzione, Mattegrifo sbuca alla sinistra di Ettore e compie un grandissimo sorpasso. Questo sorpasso di macchina, sicuramente. La differenza tra Red Bull e Williams è abbastanza evidente e si è visto come nella realtà il sorpasso è stato molto agevole da parte di Mattegrifo, ma bisogna anche farlo in queste condizioni e in quel posto. Grande sorpasso. Si riporta in settima mentre Mario continua a perdere tante posizioni, passato anche da Cricala. Forse problemi con l'alla, sarà costretto alla sosta. Quando siamo a metà gara, Tarta è tornato molto vicino a Domenico. Tarta è molto vicino, però i giri veloci sono di Domenico e Tarta, che sono i due piloti più veloci e si stanno riportando sui primi in una gara che potrebbe rivelarci delle grandi emozioni da qui alla fine. Infatti i primi si stanno riavvicinando tutti, con Ettore che è finito però in ottava posizione, chiude il gruppetto dei primi. Anche se i primi 8 continuano a essere in un intervallo di 12 secondi, dopo 9 giri in queste condizioni, con prestazioni realistiche, devo dire che, bene o male, è ancora tutto abbastanza equilibrato. La pioggia sembra essere terminata, ma poi riappare, scompare, è veramente molto fine. Mister Colombo qualcosina sempre recupera su Caravello, ma secondo me Caravello in questo momento è un po' più tranquillo perché sa che comunque prima di raggiungere lui gli altri piloti dovranno tentare l'attacco su Mister Colombo, mentre Sasi penalità e Dudigno su Gelsomino, forse anche qui ordine di scuderia. Con Dudigno che può avere un ritmo migliore e magari cercare di andare a riprendere Recital, che come lui ha penalità. E Gelsomino invece potrebbe sfruttare appunto il lavoro di Dudigno per rimanere sci e guadagnare la posizione tramite la penalità di Recital. Davanti si sta formando un quartetto. Si sta per formare un quartetto e l'unica cosa secondo me che impedisce la formazione è il fatto che Mr. Colombo, essendo compagno di squadra di Caravello, sound alert dell'accendina, quello non si paga, quello è gratuito. E diciamo con Mr. Colombo che non prova l'attacco su Caravello, non c'è un rallentamento davanti e tutto questo aiuta a mantenere questi distacchi abbastanza inalterati, dove soltanto pizzare 3 secondi, scusate, dove soltanto qualche piccolo errore può avvicinare un pilota all'altro. Questi 3 secondi Domenico li potrebbe pagare a carissimo prezzo. E Tarte è arrivato. E Diablo è sempre lì come un'ombra, mentre Discreto e Mattegrifo fanno comunque un buonissimo ritmo, mantengono il ritmo dei primi e Ettore comunque ha un ottimo ritmo con la Williams perché perde veramente poco. E in più la Williams è una macchina che degrada le gomme in maniera molto eccessiva, anche quelle intermedie, quindi lui già si trova magari in condizioni adesso più complicate rispetto a quelle di Caravello e Colombo e Tarta, che hanno macchine invece che non consumano molto le gomme e quindi sono molto più gentili. Grande sicuramente anche l'impresa di Diablo, che dopo 10 giri ha soltanto 7 secondi di distacco da una Mercedes. L'unica incognita per Diablo in questo momento è quella spia, accesa, sempre costantemente, e queste condizioni meteo che sembrano migliorare, intanto Gelsomino penalità, che sembrano migliorare leggermente, quindi bisogna fare molta attenzione da qui alla fine. No, 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 il coefficiente è dato dal livello della divisione. Quindi c'è da dire che oggi in divisione 1 non sono venuti, diciamo, i piloti. Tutti i piloti migliori, ma questo è normale, come magari invece in altre divisioni sono venuti piloti migliori, quindi
quando ci sarà anche il giro dei piloti, ovviamente poi le condizioni cambiano. Sicuramente avere un Mauro, un Rescigno in queste gare, anche guidando una Williams, possono sicuramente fare prestazioni migliori di altri piloti della Divisione 1, così come anche altri piloti della Divisione 2 magari non fanno le stesse prestazioni di Domenico che è davanti, oppure anche nella stessa Divisione 3 Caravello, che è comunque uno dei piloti davanti, quindi punteggio normale, anche perché sarebbe molto poi complicato, perché oltre a ogni scuderia bisognerebbe fare anche un coefficiente a quel punto anche per ogni pilota, perché ovviamente un conto è una prestazione di un pilota con una vettura, un conto è un altro pilota con la stessa vettura. Intanto la pioggia sembra veramente calata e anche i tempi che si abbassano sono indice di miglioramento della pista. Caravello firma il giro veloce, Diablo scoda tantissimo, ci fa prendere un colpo incredibile, ma deve pensare a gestire e magari pensare a una strategia diversa. Quella che sta pensando Matte Grifo in lotta con Discreto, loro Divisione 3 contro Divisione 2. Scodano tantissimo e adesso arriveranno insieme allo Rouge. Eh no, ci avevo pensato, però è complicato. Perché quelle comunque sono gare singole, fatte a un ranking, quindi ci può stare. E quindi tu alla fine corri sempre te, non corri per una divisione. Invece qui alla fine vieni già da una divisione particolare, già vieni da un percorso diverso. E quindi era difficile inserirlo, mentre Matte Grifo completa un grandissimo sorpasso e si prende la sesta posizione, mentre anche dalle immagini dell'elicottero sembra veramente calata la densità della pioggia, quasi finita. La gente sta quasi per richiudere gli ombrelloni, infatti alcuni sono già stati richiusi, quindi attenzione, da qui alla fine mancano 11 giri. Potrebbero cambiare ancora le condizioni, mentre Colombo sembra che ha messo il tasto del volante per seguire Caravello. Esatto. E sta seguendo Caravello, a 1 secondo e 2, il suo timer è 1 secondo, 1 secondo e mezzo, non si schioda da quella distanza, da quel distacco, era 2 secondi all'inizio, poi un piccolo errore di Caravello all'inizio l'ha permesso di ritornare subito lì davanti, e adesso è sempre lì, adesso, forse è più vicino adesso, 7 decimi, gestione dell'ERS praticamente identica per i due piloti Mercedes, penalità per Caravello, attenzione! Cambia tutto, si apre per Tarta lo spiraglio di vedere addirittura una seconda posizione, anche se in quarta per ora, ma è a 3 secondi dalla vetta, quindi momentaneamente lì in lotta proprio con Caravello e chissà se adesso non gli sia arrivata informazione a Tarta e quindi ora di spingere per provare magari a prendersi in pista qualche posizione in più e magari tentare di attaccare Mister Colombo, che sarebbe la lotta per la vittoria. Poi ovviamente ci sta anche che non vinca la Divisione 1, dai. Sono i piloti più forti, dai, ogni tanto un giorno facciamo gioire anche gli altri di vincere con gli altri piloti dentro. Però bisogna sempre portarli a casa, perché comunque vedete che Diablo è lì a 8 secondi, basta un piccolo errore dei piloti davanti per essere ripresi. Anche Ettore, tutto sommato, è ancora lì, 16 secondi in una gara che non vede safety. I distacchi sul bagnato a Spa, vedete come comunque gli distacchi sono molto risicati. Magari, come detto, non ha visto l'uscita della safety, che a Spa in queste condizioni è veramente un grande risultato, in quanto tutti stanno cercando di arrivare fino in fondo. Cricca da 3 secondi, anche lui, penalità pesante. E il meteo è sempre lì, però sembra essere un po' riaumentata la pioggia, leggera. Caravello forse sta soffrendo un po' di più. Facciamo un giro gomme, se si riesce a vedere. Caravello mi sembrano abbastanza usurate, vedete la differenza nella spalla, soprattutto nella gomma destra. Delle immagini, la differenza di colore tra la spalla esterna e l'interno, dove la spalla esterna è leggermente più lucida rispetto alla parte interna, quella solitamente è la parte usurata, quindi diciamo che è la parte buona di gomma rimasta, sembra sul 70% Caravello, mentre le posteriori sembrano in condizioni leggermente migliori, forse siamo sul 50-55, però le condizioni delle gomme non sono delle migliori. Vediamo leggermente meglio Mister Colombo, molto meglio anzi, soprattutto le anteriori molto meglio, leggermente peggio le posteriori, e infatti box. Forse non arrivava fino in fondo, e se una Mercedes non arriva fino in fondo con le gomme, ci possono pensare anche gli altri, infatti è full wet, è intermedia ancora per Mister Colombo. Tarta con la Red Bull, che è una delle macchine più gentili sulle gomme. È messo anche lui non benissimo,
stessa quasi situazione di Caravello, forse un po' meglio, sicuramente messo peggio nelle posteriori rispetto a Caravello, dove gestisce molto bene invece le posteriori. Pizzarra anche lui è molto al limite, però sta andando fortissimo in queste condizioni che vede la pista sempre asciugarsi di più. E quindi occhio, intanto Mister Colombo è sceso alle spalle proprio di Ettore, e qui adesso la gara potrebbe cambiare. Potrebbe veramente cambiare. Tanto DRS abilitato in queste condizioni. Adesso vedremo se la scelta a questo punto di Mister Colombo di rimontare intermedia sia stata giusta o se forse sia stato un salto nel vuoto. Vediamo, o forse non riusciva più a rimanere in pista con quelle gomme. Abbiamo visto come stanno facendo tutti fatica. Non Pizzarri invece, che sta gestendo benissimo e ha recuperato tanto su Caravello e ha guadagnato tanto anche su Tarta. Mentre dietro, secondo me, qui le gomme sono messe. No, invece Diablo bene. Gestione gomme ottima da parte di Diablo. Invece Matteo Grifo costretto a dover rimontare. Vedete come la spalla della gomma si è sempre più risicata. Mentre nelle posteriori è un po' più difficile in questo momento. Ma anche lui è messo abbastanza non benissimo. Quindi anche lui vedremo se riuscirà ad arrivare fino in fondo. Caravello, che secondo me invece andrà ai box, perché lo vedo soffrire particolarmente in questi ultimi due giri. Vabbè, questo è relativo al gioco, però tanto Mario penalità. Caravello lungo, però continua. Pizzarri box, andiamo veloce, seguiamolo. Pizzarri montami la rossa. Fammelo questo miracolo, Domenico. Vai Domenico, monta la rossa. Non la gialla, eh. Ed è rossa. Sono montato la rossa anche Kertuscia e Mario. È rientrato anche Diablo e box. È rientrato anche Matte Grifo. Gomma rossa. Diablo rossa. Tarta penalità. Discreto rossa. Mentre incrocio pericoloso in box con Ettore, che anche lui va in box e monta la rossa. Quindi occhio adesso. Cosa sta succedendo? Cambia tutto. Qui fondamentale. Vediamo già questa curva. Eh no, è da gomma, è da gomma. Qui guadagnerà tantissimo Domenico. Guadagnerà tantissimo. Tanto bandiera gialla settore 2, problemi per Flocchi, che lui però è su gomma rossa, quindi attenzione, forse nel settore 2 ancora non ci sono le condizioni adatte. Ricordiamo che Spa è una pista lunga. Intanto bandiera gialla primo settore. No, Matte Grifo ha commesso un errore allo Rouge, viene passato da Cricala, da Discreto, che si riporta alle spalle di Diablo. Diablo sta giocando un bel jolly, perché in questo momento è il secondo in pista con gomma rossa, ma la gomma rossa non lo aiuta con la benzina. E infatti Pizzarri passa agevolmente. Mister Colombo che fa fatica, e Domenico si sta giocando un grande jolly. Sta guadagnando tantissimo. Il suo distacco era 18 secondi all'inizio del giro, adesso è già 16 e scende sempre di più. 16,5, 16,4. Guadagnerà tantissimo in questo settore, quello finale, perché la pista sembra veramente completamente asciutta. Infatti il distacco sta scendendo addirittura sotto i 15 secondi, con addirittura Tarta invece che sta subendo di meno questo degrado gomme. Sta volando fucsia di Pizzarri, che potrebbe portarsi in testa a questo momento del Gran Premio. Peccato per Mister Colombo, scelta sbagliata. Vedremo se andranno ancora in box. Sì, anche Caravello e Tarta si convincono. Andranno in box, ma avranno perso sicuramente la posizione su Domenico. Intanto bandiera gialla dietro. No! Si è girata la Ferrari di Zanna. Problemi per Zanna, che deve riprendere la via. Purtroppo scala in 13ª posizione. Intanto box per Tarta, box per Caravello, entrambi rossa. Mister Colombo ha sbagliato l'ingresso in box. Ha sbagliato l'ingresso in box. Diablo, vediamo se riesce a passare sia Tarta che Caravello. Li vede, guadagnato tantissimo. Era dietro circa 10 secondi. Diablo riesce praticamente alle spalle. Alle spalle, mentre box per Mister Colombo, che alla fine ce la fa anche Cricala. Diablo vuole provarci subito su Tarta. Questo non è un punto di sorpasso, ma lui ci vuole provare lo stesso. È bravo qui Tarta. È stato bravo Tarta ad alzare il piede. È stato molto bravo ad alzare il piede, perché erano appaiati, ma forse poteva anche azzardare di più. Diablo ha preso penalità nel tentativo di sorpasso. E adesso è alle spalle di Caravello, i primi quattro tutti con penalità, ma Domenico ha un grandissimo vantaggio. 9 i secondi di vantaggio su Caravello. Diablo, Tarta e Discreto pronto a recuperare, aveva un passo superiore ai primi. Potrebbe riportarsi sotto anche Matte Grifo, mentre Recital, forse, e mentre Ettore, vedremo se sull'asciutto è in condizioni migliori, se sul bagnato, se si potrà riportare sotto. Dietro qualche gialla, ma forse perché
si sono sbagliati o non avevano più rossa a disposizione. Mentre davanti adesso forse un po' di pressione per Pizzarri si farà sentire, mentre Kertuscia porta a casa il giro veloce. Ricordiamo 3 punti anche per il giro veloce, come nelle lobby normali. Caravello in questo giro ha recuperato, sta recuperando su Pizzarri. La differenza di macchina si potrebbe far sentire, ma siamo a 7 giri dalla fine. La gara l'ha decisa al termine della pioggia. Tarta è molto più veloce di Diablo, infatti si riprende la posizione. Azzardata la scelta di Diablo, forse era più utile rimanere in scia ai piloti con penalità, anche se forse Tarta ha preso anche lui penalità nel sorpasso con Diablo, mentre è arrivato il presidente. Una buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono, una buonasera al mio caro Marchese. Ma lei ovviamente è entrato perché c'è solo c'è Pizzarri primo. No, io sono entrato per farti compagnia, Ah, perché eri da ok. solo, allora non volevo. Poi dopodiché, presidente, non si prende cure dei suoi. Allora, e Esatto. sono qua. Mister Colombo che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in questa gara. È sceso in decima posizione con la Mercedes. Sarà arrabbiato Toto Wolff. Zanna male per ora. Ci sarà da capire, come direbbe il suo team principal. Mario invece gara sfortunatissima, è sceso in 17ª posizione. Ma quello che conta è quello che potrebbe avvenire da qui a fine gara, cioè l'incontro tra Pizzarri e Caravello. Caravello ha recuperato un altro secondo, 7 secondi e 2 a 6 giri dalla fine, portandosi dietro Tarta e Diablo, che comunque ha un buon passo, quindi secondo me è scellerata la sua scelta di tentare il sorpasso su Tarta, che alla fine gli è costata 3 secondi di penalità. È Folle, discreto, folle. è un folle, un folle. È discreto che zitto zitto potrebbe guadagnarne, perché lì ha 4 secondi, anzi 3,8, e quindi discreto potrebbe unirsi alla guida, diciamo al gruppetto. E Chi è intanto proprio il bandiera gialla, favorito? discreto che si gira. È stato gufato e Matte Grifo risale in quinta. Peccato per discreto che oggi aveva la velocità, ma sta scodando. Ettore Caldo vuole prendersi la posizione, penalità per Flochi. Tanto regaliamo ad Asterix il sound alert dell'accendino. Caravello giro veloce, sta recuperando tantissimo. 5-6 su Pizzarri, che secondo me sta sudando freddo. Deve mettere i guantini per guidare quella postazione in questo momento. Quando siamo a 5 giri dalla fine, in questa una delle. Un po' lungo, discreto. Ancora problemi e Ettore è caldo. Ettore vuole prendersi la 6ª posizione. Sarebbe un grandissimo risultato. Mister Colombo intanto giro veloce per portarsi a casa i 3 punti. Scoda leggermente Ettore. La Williams fa fatica ovviamente in scia. Molto più ers, però il motore se ne va lo stesso. La McLaren col DRS adesso riesce a recuperare anche con l'ers, ma farà fatica a tentare il sorpasso. Ci prova all'esterno. Ettore deve desistere. Fa veramente fatica a cercare di capire quando sorpassare con questa macchina. La differenza è abissale tra le due. Mentre dietro Flocchi ha ripreso Cricala e Gelsomino comunque sta gestendo un'ottima gara in 11ª posizione. Diciamo che le due Williams si sono cambiate. Meglio in qualifica Gelsomino, però in gara Ettore complice, una grandissima partenza. In pratica lui tutte le posizioni le ha guadagnate in partenza. Mister Colombo, penalità. Per ora senza penalità, Matte Grifo, discreto, Ettore. Questo terzetto qui. Con Matte Grifo però che non riesce a riprendere i primi. Mentre Diablo non è riuscito a tenere, diciamo, la scia di Tarta e Caravello. E quindi Caravello è sempre più vicino, 4 secondi, a 4 giri dalla fine. Lo prendo o non lo prendo? Lo prende. Fallo su, Anche vero? perché adesso Domenico. Non lo so, però ti dico che Domenico secondo me ci sta ascoltando, quindi adesso si riconcentrerà un po' e Caravello invece lo agguanta. Bandiera gialla, settore 1, tutto regolare è sembrato. Forse finta. Vedremo, 3-8, però diciamo che forse adesso l'effetto gomma si sta plafonando un po' per tutti, diciamo che sono tutti andati in temperatura, intanto Mario penalità, si è girato Diablo? No, era Mario. Mario infatti che si ritira, safety! Safety
Safety car. Non avevo detto che lo riprendeva. Safety car a 4 giri dalla fine, ragazzi. Preparate le clip perché sarà una ripartenza da ridere. Con 2 giri soli. E a questo punto Matte Grifo discreto ed Ettore che giocano un jolly, perché senza penalità gli unici 3, mentre davanti tutti hanno 3 secondi. Sarà una gara veramente al rush finale. Chi ne farà più le spese saranno Dudigno e Flocchi con 9 secondi, anche Sasi con 6. Zanna invece con 0 penalità potrebbe fare un bel balzo in avanti, anche se la safety non so se lo attenderà, perché mancano veramente pochi giri, quindi è complicato per la safety recuperare tutti in poco tempo. Comunque devo dire che con le qualifiche complete sono le due, dai, 4 giri. Ci può anche stare. Però non è proprio cercabile. Safety car ancora non è stata raggiunta dai piloti. Arriva adesso Un Pizzare, po' di mentre malizia, Zanna si amici. salva. Zanna si salva. No, 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 sono arrivati adesso. È la pista che è lunga. Pizzare si ricorda che non deve superarla. Caravello arriva, arriva anche Tarta, arriva anche Diablo che paga. Adesso Diablo festeggia perché così forse ci arriva alla fine. Però quel tentativo di sorpasso inutile su Tarta alla fine si è rilevato decisivo per la gara. Attendere anche perché forse su Kemmel si poteva tentarci lo stesso. Però vabbè. Adesso dovrebbe risparmiare benzina. Cosa che gli altri invece sembra che quasi nessuno. Sono tutti tranquilli gli altri con la benzina, quindi niente. Pizzare, secondo me, sta sudando freddo in questo momento. Potrebbe essere la prima vittoria nelle lobby notturne per Pizzare. Almeno di quelle che io sto iniziando a segnare. Evento storico. O comunque vada, Ma no, potrebbe per me è essere effettivo. una prima vittoria per i primi tre nel caso. Sia Caravello, no, forse vabbè, Caravello in teoria una l'ha vinta l'anno scorso, ne va molto orgoglioso, ma era l'anno scorso, quindi non è catalogata. Che fatica, cosa fai su Tarta? Hai perso lì la gara. Cosa sorpassi lì? Penalità, infatti, 3 secondi. Non so se l'ha presa anche Tarta in quel momento. Perché non so se Tarta ce l'aveva già, l'ha presa anche lui, perché comunque tutti e due siete stati poi bravi ad andare uno più interno possibile e uno più interno possibile dall'altra parte, quindi non c'è stato il contatto, però. Mi sa che tutti e due avete preso penalità, forse, probabilmente. Te sicuro, perché ho visto proprio Diablo penalità. Safety che forse farà un altro giro soltanto. Vediamo se la benzina è tornata a Diablo. Se. Quindi respirano in casa Alfa. Diablo dei primi 4 è quello che però paga di più la penalità, perché essendo l'ultimo dei 4, comunque. E Pizzare bene o male potrebbe anche salvarsi. Già Caravello e Tarta faranno più fatica su Matte Grifo. Poi bisogna vedere invece discreto Ettore cosa tenteranno di fare su Matte Grifo e discreto. Là bisognerà vedere come andrà a finire lì. Vediamo se Zanna riuscirà a riaccodarsi, perché se Zanna riesce a riaccodarsi potrebbe guadagnare tantissime posizioni. La safety farà un altro giro e poi ce ne saranno praticamente due a disposizione, quindi niente DRS, si giocherà tutto sull'ERS e sulle macchine, quindi diciamo che secondo me i piloti con la macchina migliore in questo momento hanno grande vantaggio. Anche Mister Colombo potrebbe fare una grandissima rimonta dalla decima posizione con la sua Mercedes. Zanna, secondo me, ce la farà a rientrare perché la pista è tanto lunga e lui adesso sta arrivando sul traguardo. Siamo a bordo con Diablo. Andiamo invece a vedere come sta tremando Pizzaro, che sa che ha un'occasione ghiotta. Maledice la safety perché può Grazie.
perché senza safety comunque anche che ha un volante provvisorio, a meno che non è arrivato già quello sostitutivo, quindi che non sia stato il volante a creargli una troppa tensione. No. Lui che comunque è in testa da divisione 2 senza ancora aver vinto niente. Sì, si vuole fare alla... Che è curioso. alla Rosberg padre vuole fare. Infatti il suo primo acuto potrebbe arrivare proprio qui. E se viene a piovere adesso, due gocce così nel finale per divertirci. Pizzare ai box. No, la safety entrerà adesso a prescindere da Zan. Perché sennò dopo manca un giro solo, cosa fa? Veramente come la Formula 1, un giro solo gli dà. Pizzare Caravello come Hamilton e Verstappen dopo. Però a parità di gomma almeno. Più equo. E la safety infatti darà due giri di tempo a tutti. E preparatevi signori, perché ne vedremo sicuramente delle belle. Qualcuno si aggiungerà ai ritiri, molto probabilmente. Ma sì, mettiamo così, ragazzi. Mettiamo le mani avanti, perché a due giri dalla fine una safety che fa ripartire la gara. L'unica cosa positiva forse è che tutti, sì, praticamente hanno tutti nelle stesse condizioni di gomme. Solo Flocchi, Gelsomino e Cricala con gomma nuova. Però gli altri 4-5 giri di rossa. Domenico, vedremo quando darà lo start. Lo dà adesso. No, finta. Finta. Vediamo se parte adesso. Sì, lo dà adesso lo strappo. Bellissimo lo strappo di Domenico. Grande giocato. Prende già un secondo su Caravello. Ma anche Caravello bene su Tarta. Tarta rimasto sorpreso. E diavolo, come un falco. Vediamo se ci prova. Quello che ne fa le spese Tarta. Quello che ne fa le spese proprio lui. Attenzione. Pizzara ha preso già un buon margine su Matte Grifo. Sì, però comunque 3 secondi. 3 secondi. Preso tantissimo Tarta, è partito veramente male. Vediamo se diavolo è, ma qui dopo è una catena. Qui adesso la vettura potrebbe aiutare Tarta, che infatti lo aiuta tantissimo. Basta che ne sbaglia uno solo lì davanti e poi dopo tutti gli altri sono inseguiti. Matte Grifo è discreto come un'ombra, mentre Mister Colombo in lotta con Dudigno. Matte Grifo non riesce, rimane dietro. Mentre Matte Grifo adesso è a 3-1 da Pizzare. Questa è la lotta per la vittoria tra Pizzare e Matte Grifo. 3 secondi, 2-9, per ora Matte Grifo è dentro. Più spinge Tarta, più spinge Diablo, più Matte Grifo può vincerla. Più Caravello prova ad attaccare Pizzare, più Matte Grifo può vincerla. Discreto si li autoelimina dalla gara. 3 secondi ed Ettore potrebbe raggiungere con un'impresa il podio con la Williams. A un giro dalla fine, cosa sta per fare Ettore? Bandiera gialla, si è girato discreto. Che vola via, discreto ritiro. Muore male, Dudigno, 5 secondi per contatto con discreto. Matte Grifo è lì a 3 secondi. La vede la vittoria, diavolo penalità e si elimina proprio dalla lotta per il podio. Matte Grifo si vuole buttare dentro, no, desiste, Tarta ha finito l'ERS. A disposizione per il giro, si è ritirato anche Dudigno. Nel contatto con esce benissimo Matte Grifo. Matte Grifo dentro su Diablo. Diablo prova a resistere all'esterno. Ce la fa Diablo, rimane appaiati. Ma adesso ovviamente l'Alfa, la Red Bull, Aston Martin. Pesa tantissimo la penalità. E poi la penalità. Che pesa davvero tanto. Matte Grifo farà un piccolo errore. E Diablo ci può riprovare. Ma quindi Diablo sarà fondamentale per anche per pizzare. È per pizzare, se lo fa è per pizzare. Lui. È la Tifi della situazione. Tarta invece può aiutare Matte Grifo lasciandolo passare. E lanciandolo verso la vittoria. Ma conoscendo Tarta, che sarà sicuramente in parte con Matte Grifo, sarà questo il piano all'ultima curva. Però Matte Grifo fa fatica. 3-3 su Pizzare che vola. Adesso per Matte Grifo l'altro aiutante può essere Caravello, che ci vuole provare anche lui su Pizzare, perché se la sta giocando anche Caravello questa vittoria. E la striscia dei ritiri per Dudigno continua, colpito. Che bello, sicuramente discreto. Ci piacciono.
anche quando ha fatto Caravello, arriva bandiera gialla, si ritira Flocchi. Caravello ci vuole provare, Matte Grifo 3-5. Sasi anche lui si gira. Scende in dodicesima posizione, Caravello ci vuole provare perché il distacco è quello e potrebbe vincerla anche lui. O comunque vuole lottare per la seconda, si prova, si butta dentro, la chiude Caravello, Pizzare. Pizzare la chiusa, no, tamponamento. E forse la vince Matte Grifo così. Arriva Matte Grifo ed è dentro Matte Grifo, la vince Matte Grifo. Pizzare seconda posizione, terzo Caravello, quarto Tarta, quinto Diablo. Dov'è finito Ettore? Alla fine è sceso in ottava col doppio tamponamento, è stato favorito per ben un decimo. Mamma mia, sarà furibondo. Diciamo che ci sta anche il fatto che Caravello comunque è in squadra con Tarta e Matte Grifo, quindi sì, però peccato per Domenico, che comunque oggi aveva una grande opportunità, infatti si è dimostrato comunque un pilota anche abbastanza costante. Pilota del giorno Matte Grifo, e io direi che no, oggi no, perché siamo al momento dei saluti, perché devo andare su Rust, ragazzi. Niente interviste, ragazzi. Domani sera, dai, ci sentiamo da domani. Domani sera. Appuntamento con domani sera c'è il Crazy Format con la sprint, la gara con la sprint. Anche se recita un maiale, mi ha buttato a muro all'ultimo giro. Lo so, Ettore, infatti non ti ho più visto, però alla fine sei arrivato ottavo. Vediamo qui gli stacchi: Matte Grifo, Pizzare, Caravello, Tarta, Diablo, Recital, Colombo, Ettore, Zanna, Cartuscia, Cricca. La Zanna comunque, come avete visto, è risalita in una posizione. Detto questo entra negli annali della Elena all'ultimo secondo. Noi ci vediamo domani sera sempre a mezzanotte e mezza con la gara in Australia, qualifiche brevi, sprint da 9 giri senza safety, la gara si fermerà, si userà la 25% per fare la gomma che verrà utilizzata poi in partenza per la 50%. E dopo questo noi ovviamente vi salutiamo al nostro capo numero uno indiscusso. Buonanotte. Questo video è per te che hai selezionato chi è il maestro Colonna. Ecco qualche chicca. Buona visione. Rotti coglioni. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Sto pezzo di merda. Guarda, devo sparare loro. Se me lo fanno fare sti bastardi. Ok, credo che sia arrivato il momento di venire a cambiare quelle gomme. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Cedi la posizione, siamo in regime di safety car e non sono consentiti. Per andare dietro te, per andare dietro a questo qua, a quest'altro ignorante. Mi hanno dovuto squalificare dalla sessione. È stato un bug pure. Sto bambino. Ma io di te non mi devo fidare niente. Non si può fare niente ed è scorretto farlo. Wow, sto pezzo di merda. Però porco Dio, porca Madonna che teste di cazzo, eh.
una brutta giornata. Non avere conto, mamma mia, come lagga, come lagga. Wow. Big Chief, ma che cazzo fai? Ogni mattina uno statale si sveglia e sa che dovrà correre il più veloce del bump per salvarsi. Ma io non ci vedere io come sono scorretto come sempre. Basta, che cazzo. È arrivato il maestro. No, no, mi sono rotto le palle. Oh. Mo vedono, ma io lo faccio vedere io. Lanza, c'è un testa di cazzo, la pagherai anche tu. E no, Lanza, no, cosa c'entra? Come se c'entra, io gli dico che gliela devo fare pagare e mi passo, tanto io ormai mi hanno rotto le palle nella chat per farmi prendere la penalità. E loro con la col bot di merda. Avete rotti i coglioni, avete rotti i coglioni in questa lobby di merda. Porco Dio, sto pirroncino di merda. No, ma sta piovendo, cazzo. Dai però, siete allucinanti. Wow. A me mi dà la penalità, oh. Ma porca troia, oh. Porca troia, oh. A me mi dà la penalità. Ma vaffanculo, va.